Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui nel nostro canale. Io sono Riccardo e io sono Fabio. e oggi come primo video andremo a provare una cosa americana, ovvero la Fanta all'ananas. Ok, non so cosa aspettarmi da questa Fanta. Credo sia buona, però non so. Io già ve lo dico, se Americana. arriviamo a 5 like, perché è un primo video, comunque 5 like ci stanno tutti, proveremo la Fanta alla mela. Ok? Benissimo, detto questo io non mi voglio dilungare troppo e assaggiamola. Già l'odore. Ah, buono. Sembra buono, ma non so. Sa di ananas. Oddio, è giallissima. Sembra pesce. Bene. Proviamo. Aspetta, mettiamola fuori dalla telecamera. Vai. No. No. Allora, sai cosa sembra? Dimmi se è vero. Lo sciroppo. E infatti, è vero. Quindi, raga, io non la provo. Tu la provi? Fa schifo. Fa schifo, però Quando è notizia. mi rimane ancora un po'. Poco. Poca, però mi rimane. La vuoi tu? Non No. basta questo. Cioè, forse non mi sono capito. Non è buona, nel senso che non la berrei sempre, ma ha un retrogusto. Buono, ok. A primo impatto non sembra buona, ma dopo un po' si rifà, ok? Però non la berrei comunque tutti i giorni. Una volta a settimana. Questo bicchiere me l'ho finito perché Strano. avevo sete, semplicemente perché avevo sete e ho fatto colazione e non ho bevuto, quindi perfetto. Però sai come può essere buona? Questo con cosa può essere buona? Può essere buona, per esempio, tipo col limone. Basta. Sai, secondo me se tu metti il limone diventa buona. Poi non lo so, ok. Vabbè, comunque, tiriamo le conclusioni. Questa Fanta non è ovviamente da 10, quindi tu che voto gli dai? Dai, un 7 e mezzo, dai, 7 e mezzo. Gusto. Eh? In gusto 7 e mezzo. Sì, un gusto dai, 7 In impacchettatura. Cioè dai, no, beh, è bella, l'abbiamo comprata perché Sì, sembrava buona, ammaccata. ammaccata, ma sembrava buona, poi in realtà non è buona, cioè, poi ti gonfiano, sì, e noi non abbiamo bevuto niente prima d'ora da stamattina e ora sono le 10, quindi riempie, ve lo dico io. In estetica quanto gli dai per la scatola? 9. 9. Io do alla scatola un 8 e mezzo perché dai, è bella, ci sta, perché se ce l'ha fatta comprare ci attirava. Mentre al gusto gli do un 7 e mezzo, quasi 8, però ripeto, non la berrei tutti i giorni. Quindi detto questo, io vi direi che questo video si può concludere qua. Noi ci rivediamo nel video in cui assaggeremo la Fanta alla mela e nulla, 5 like sono d'obbligo e ciao!